La saga di Dynasty Warriors risale al 1997 e alla prima PlayStation, ma è solo con il secondo episodio, pubblicato nel 2000, che ha trovato la sua formula vincente. Così vincente che nell'arco degli ultimi 12 anni è cambiato ben poco della struttura originale. Lo stesso gameplay è stato adattato ed esteso alle saghe degli anime come Gundam e Ken il Guerriero, ma anche ad altre epoche storiche, come è successo con Samurai Warriors, dando infine origine ad un crossover con la saga di Orochi. Oggi parliamo proprio di Warriors Orochi 3, il nuovo crossover che fonde le serie Dynasty Warriors e Samurai Warriors e a cui si aggiungono ospiti come Ryu Hayabusa e Ayane di Dead or Alive. Warriors Orochi 3 è il nuovo hack and slash sviluppato da Omega Force, che fonde due delle serie storiche del genere, ovvero Dynasty Warriors e Samurai Warriors. A giustificare questo crossover ci sono i viaggi nel tempo dei protagonisti, che devono salvare gli eroi del passato per affrontare una terribile idra che sta mettendo a ferro e fuoco il mondo. Si tratta di un incipit piuttosto banale, che però funziona a dovere e lascia spazio ad una vicenda magari non originale, ma sicuramente intrigante e ben costruita. La prima cosa che balza all'occhio è la mole di personaggi che potrete portare in battaglia. Ce ne sono più di 120, la maggior parte dei quali arriva dalle due saghe principali, a cui si aggiungono volti noti presi in prestito sfruttando il matrimonio fra Tecmo e Koei, fra cui Ryu Hayabusa e Ayane di Dead or Alive. Con una schiera così ampia avrete solo l'imbarazzo della scelta per comporre il vostro trio di eroi da portare in battaglia. Non potrete però accedere all'intera rosa di personaggi fin da subito. Per assoldare i più valorosi dovrete infatti completare missioni secondarie, oppure soddisfare particolari obiettivi, il che vi darà parecchio filo da torcere. Le differenze fra i personaggi non si limiteranno al solo aspetto estetico. Ciascuno di essi potrà essere dotato di armi particolari e avrà abilità specifiche di combattimento a seconda della classe di appartenenza. Anche se alla fine noterete dei doppioni nel cast, apprezzerete comunque lo sforzo nel dare maggiore varietà alla vostra squadra, che potrà anche essere personalizzata con una manciata di abiti specifici. La meccanica di gioco è spezzata in due parti distinte. La prima ricalca la classica struttura dei giochi di ruolo, in cui potrete visitare l'accampamento dove parlare con i personaggi sbloccati, distribuire i punti esperienza guadagnati sul campo di battaglia, visitare il negozio per acquistare nuove armi e sviluppare le relazioni fra i componenti del team. Dovrete infatti costruire un team con legami molto forti per accedere ad alcune missioni secondarie e sbloccare così tutti i personaggi del gioco. Potrete potenziare anche il vostro arsenale, che guadagnerà esperienza in battaglia proprio come il vostro campione. Dove trascorrerete la maggior parte del tempo è proprio il campo di battaglia, costituito da mappe dalle dimensioni considerevoli, in cui dovrete letteralmente aver ragione di migliaia, se non decine di migliaia, di avversari. Preparatevi anche a passare un'ora nello stesso livello, dove vi troverete letteralmente invasi da eserciti nemici, mentre cercherete di raggiungere l'obiettivo segnato sulla mappa, oppure mentre vi farete strada verso un alleato da salvare. Sotto il profilo della giocabilità, poco o nulla è cambiato rispetto al passato. Warriors Orochi 3 è il classico hack and slash che punta tutto sulla quantità dei nemici e pochissimo sulla qualità dei combattimenti. Il livello di difficoltà è generalmente basso, l'intelligenza dei nemici pressoché inesistente e la confusione generale che si crea sullo schermo lasciano poco spazio all'azione ragionata. Vi troverete quindi a premere uno dei due tasti di attacco a ripetizione, sperando di colpire qualche avversario e ammirando nel contempo le evoluzioni coreografiche del protagonista durante gli scontri. Non ci sono vie di mezzo per definire l'esperienza di Warriors Orochi 3 e in generale di tutti i titoli Omega Force: o li si ama o li si odia, e se appartenete alla seconda categoria non troverete nulla che vi farà cambiare idea in questo Warriors Orochi 3. Se invece avete sempre apprezzato i vari Dynasty Warriors, allora troverete pane per i vostri denti e pure qualche spunto interessante che rinvigorirà il vostro interesse. Innanzitutto potrete scambiare in qualunque momento i tre personaggi del vostro team con i grilletti del pad, una pratica molto utile per creare lunghissime combo devastanti. Potrete scagliare le mosse speciali di ciascun personaggio dopo aver caricato l'apposita barra, oppure combinare le forze della squadra per una super mossa ancora più potente. Con il tempismo giusto potrete infine contrattaccare gli avversari.
Data la mole di personaggi a schermo, il team di sviluppo ha posto grande attenzione alla fluidità del motore grafico, sacrificando il dettaglio e la qualità complessiva. Se da un lato apprezziamo questa scelta, dall'altro è impossibile rimanere indifferenti di fronte a scenari così scialbi e ripetitivi, nemici tutti uguali, animati in maniera sommaria e texture a bassissima risoluzione. Oltre alla campagna principale, che vi terrà impegnati per una quantità enorme di ore, in cui potrete coinvolgere un amico sia in schermo condiviso sia online, potrete anche rivisitare tutti gli scenari nella modalità di gioco libero, oppure modificare le mappe originali, cambiando lo schema dei nemici e condividendole poi con gli altri giocatori. Segnaliamo infine che il doppiaggio è solo in giapponese con sottotitoli in inglese, una soluzione apprezzabile per i puristi ma poco pratica nel complesso, visto che dovrete costantemente tenere d'occhio i fumetti nel mezzo dell'azione, per evitare di perdervi le nuove segnalazioni degli obiettivi di gioco. Per Warriors Orochi 3 non esistono mezze misure, è uno di quei titoli che o li si ama oppure li si odia. I difetti ci sono e sono pure tanti, ma nel complesso, pur nella ripetitività dell'azione di gioco, c'è un qualcosa che ti cattura e non ti molla più. Se siete fan del genere, sappiate che Warriors Orochi 3 è uno dei migliori capitoli della serie mai realizzati e vi darà tutto, ma proprio tutto quello che state cercando. Un gioco completo, longevo e ricco di bonus da sbloccare, quindi non fatevelo sfuggire!